Avete mai visto questo insetto prima d'ora? Magari in uno stagno o in un laghetto? Si tratta di gerridi, piccoli insetti acquatici appartenenti all'ordine dei rincoti, lo stesso delle cimici e delle cicale, e al sottordine degli eteroteri. Come avrete notato, sono incredibilmente capaci di camminare sull'acqua. Ma com'è possibile? Loro sfruttano la tensione superficiale e all'estremità delle zampe hanno dei minuscoli peli che intrappolano uno strato di aria che impedisce all'acqua di bagnarli e di conseguenza non affondano. Le prime due paia di zampe sono molto piccole, quindi non è facile vederle. Le altre zampe invece sono molto lunghe e chiaramente visibili. E il secondo paio di zampe vengono usate come remi per spostarsi sulla superficie dell'acqua. Si nutrono di qualsiasi altro insetto acquatico riescano a cacciare, comprese le larve di zanzara, ma anche di piccoli insetti che affogano cadendo in acqua.